Siamo con Carlo Guido della Peruta di Lindorf al seminario organizzato da Stop Secret. Gli chiediamo di spiegarci come valutare e comprare i crediti non garantiti nel mercato italiano. Beh, mi verrebbe da fare una battuta, fino a qualche tempo fa, e la faccio, fino a qualche tempo fa diciamo che si compravano i crediti a naso, quindi si annusava proprio il mercato, la tipologia del credito e si compravano. Ora sono entrato sul mercato realtà internazionali come quella che rappresento e chiaramente la priorità per acquistare crediti è avere dati qualitativi importanti. Per dati qualitativi importanti due tipologie di dati: il dato finanziario, che riguarda tutto quello che sono le logiche di creditizie che hanno riguardato l'erogazione del finanziamento, piuttosto che lo scoperto di conto corrente, potremmo spaziare in migliaia di tipologie, e i dati personali, e quindi qual è stata la storia del cliente nell'arrivare a questa situazione. Quindi fondamentali sono le date di decadenza del beneficio del termine e anche la qualità della documentazione fisica per poter poi eventualmente passare l'azione all'attività legale. Questo tipo di gestione, è possibile fare un confronto con gli altri paesi d'Europa e quali sono le differenze che si possono evidenziare? Beh, le differenze sostanziali sono nella richiesta della qualità del dato. In Europa in questo momento tendenzialmente tutte le cedenti sono abituate a lavorare con realtà internazionali come Lindorf, e quindi sono abituate a, per esempio, una situazione semplice, a dare tutti i dati in inglese, mentre invece in Italia ancora dobbiamo fare ancora qualche passo da questo punto di vista. Stiamo migliorando, nell'ultimo anno ho visto dei grossi miglioramenti. Dall'inizio di quest'anno devo dire che quasi tutte le gare di vendita di portafogli non performing hanno avuto dei teaser quasi tutti in inglese, quindi questo ci soddisfa da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista dobbiamo sempre richiedere dati aggiuntivi, mentre invece nel resto d'Europa tendenzialmente il corredo del dato è abbastanza completo ed è nelle logiche che vogliono gli investitori.